buonasera, mi chiamo Carocci Luigi, faccio parte dell'associazione dello Zafferano Purissimo di Cascia da 7 anni e ho provato questa esperienza così, per caso, per curiosità, sarà, devo dire, una bellissima esperienza. Niente, qui siamo a Cascia, questa manifestazione è organizzata infatti dal comune. Noi abbiamo, ecco, appena l'ultimo giorno della manifestazione, siamo trovati bene, siamo soddisfatti di tutto. Lo zafferano è una pianta eccezionale, una spezia, diciamo la migliore spezia che c'è in commercio. È bellissimo coltivarlo perché poi è un fiore, emana dei profumi gradevolissimi. È bello anche il raccolto perché comunque sia, si fa una produzione familiare in casa, quindi c'è anche dialogo, rapporto tutti insieme. E niente, praticamente si coltiva, si mettono i bulbi nel periodo di luglio-agosto, si seminano a terra e si raccolgono i fiori a ottobre-novembre. E poi viene essiccato nelle 24 ore a una temperatura di 45 gradi, pulito e essiccato e confezionato praticamente. E niente, diciamo che è una delle colture che, almeno che ho provato io, che rende un po' di più, che dà anche soddisfazione anche a livello economico. Il zafferano praticamente ha delle proprietà, è, diciamo, la spezia più nobile. È vero che è molto costosa perché il grammo costa 24 euro, quindi, però comunque sia vale la pena prendere lo zafferano puro invece che comprarlo magari in polvere, non sappiamo di preciso cosa ci sia dentro. Solitamente c'è, mettono, usano la curcuma, che sono altre spezie che colorano, però non hanno le proprietà dello zafferano, perché in effetti lo zafferano, come molti sanno, ha un altissimo contenuto di beta carotene, quindi per la pelle, per le malattie della pelle, si dice, si sta studiando anche sul fatto che curi le malattie tumorali, eccetera. Addirittura anche, detto da un dottore, la psoriasi e altre malattie. È un antinfiammatorio e sì, si può usare, vabbè, in cucina in tantissimi modi comunque. Diluito con acqua, viene messo a bagno 2 ore, 2 ore e mezza prima di usarlo, diciamo, come condimento. Pure l'acqua è zafferano, fanno pure la birra. Sì, comunque molto in evoluzione, diciamo, via l'uso dello zafferano. Prima si usava solo per risotto, invece adesso viene usato per tantissime cose, dolci, yogurt, panna, latticini, insomma, in genere, formaggi, con la ricotta, eccetera. Sì. Bene. Grazie.